questo Vinitaly, aver portato qui la Premier e averle anche fatto dire qualcosa sui vini marchigiani è davvero un'occasione straordinaria che la Regione può giocarsi. Sì, è un'occasione importante perché è un riconoscimento dell'attenzione che il governo sta mettendo nel Made in Italy e nelle nostre eccellenze, tra i quali il vino e le potenzialità. Il vino è il biglietto da visita di un territorio e le Marche, con una biodiversità molto vasta, può essere un'eccellenza che noi vogliamo soprattutto sempre di più valorizzare e portare nei mercati nazionali e internazionali. Penso che i risultati di questa fiera siano straordinari, ormai la 55esima edizione si afferma come la fiera principale del pianeta sul vino, su un prodotto che dà benessere se bevuto con moderazione e dà la possibilità a tanti imprenditori italiani di creare il contatto con coloro che possono esportare il nostro vino nel mondo e farlo affermare, perché una volta che viene assaggiato evidentemente viene comprato ancora di più e fa crescere quella ricchezza della nostra nazione che serve creare per poi poterla ridistribuire anche più deboli. Un vino che è formazione, storia, cultura, poesia e tanto altro, e che noi raccontiamo anche in questo evento con la presenza del governo nazionale, dei governi regionali. In questo caso il presidente della Regione Marche Acquaroli ha lavorato per rendere anche le Marche protagoniste di questo evento. Allora, in queste occasioni che cresce il valore dei vini pregiati marchigiani e possono essere conosciuti, affermati, venduti e quindi far crescere anche l'economia di questa straordinaria regione. Ho ascoltato tanti imprenditori delle Marche che fanno biologico, che fanno rapporto con il territorio, frutto di ricerca, e permettono di elaborare nuove produzioni e anche nuove presentazioni dei loro prodotti con capacità eccezionali. Abbiamo visto anche imprenditrici donne. Antonini, assessore delle Marche, insieme a Carloni mi hanno rappresentato tutte le produttrici donne che hanno avuto la capacità, anche rispetto alle loro etichette, alla loro capacità tutta femminile, di inventare, di creare un nuovo modo di presentare e anche di vendere.